Buongiorno cari amici, mi auguro che abbiate riposato bene e che siate pronti per affrontare una nuova giornata sotto lo sguardo del Signore. Il versetto per oggi si trova nell'Epistola ai Colossesi al capitolo 3, in particolare il versetto 16 leggeremo. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Il versetto di oggi racchiude in 33 parole la giusta attitudine che il cristiano deve avere verso se stesso, verso gli altri e verso Dio. Ma analizziamo la cosa con ordine. In primis dobbiamo prendere in esame noi stessi e fare in modo che la nostra mente e il nostro cuore siano intrisi della parola di Cristo. Dobbiamo traboccare di questa parola, senza inorgoglirci per questo, ma con umiltà rapportarci al nostro prossimo, stimando gli altri più di noi stessi, come dice sempre Paolo in Filippesi 2:3. In questo modo potremo essere un supporto, un aiuto per chi ci sta vicino, in primo luogo in famiglia, ma anche nella comunità in cui viviamo. E questo avrà come naturale conseguenza la lode, il canto al nostro Creatore. Non un canto passivo, ma un ringraziamento profondo che sale dal cuore e raggiunge il cielo. Personalmente, essendo musicista, spesso quando canto gli inni mi viene spontaneo pensare a quando canteremo gli inni con Gesù e gli angeli e mi sembra di assaporare un piccolo pezzettino di cielo già qui in terra. Che il Signore ci aiuti a lodarlo dal profondo del nostro cuore e con tutta la nostra mente, come Lui ci ha insegnato. Amen.